E come vedete la gente si approssima moltissimo a chiedere informazioni a questo punto informativo creato dal Comune e da Acque Veronesi, che finalmente qua adesso è rappresentata dal dottor Andrea Guastamacchia, che di Acque Veronesi è il direttore amministrativo. Allora, abbiamo già detto della giornata mondiale dell'acqua, un appuntamento per voi ormai tradizionale, assolutamente, no? Che serve per dire e sensibilizzare rispetto a che cosa? Certamente, l'ONU ha istituito questa giornata ancora nel 1993, ogni anno ha un tema diverso, quest'anno il tema è quello della purezza dell'acqua. E su questo Acque Veronesi chiaramente si vede in prima, come dire, in prima battuta, in quanto fa ogni anno 2700 prelievi, campionamenti d'acqua con 57.000 analisi, il che vuol dire che l'acqua che beviamo noi cittadini di Verona e della provincia di Verona è assolutamente garantita, buona e controllata. Senta, dottor Guastamacchia, noi vediamo qua che la gente davvero è assetata, il caso di dirlo, di informazioni, sì, no? Che cosa vi preme venga comunicato in questo momento alla cittadinanza? Certamente l'importanza di rendere pubblico che l'acqua è una risorsa finita, limitata. Solo il 3% dell'acqua mondiale disponibile sulla terra è acqua dolce, e di questa l'80% è sotto forma di ghiaccio, quindi ne rimane assai poca, e di questa il 95% è sottoterra, quindi vuol dire che poter garantire l'acqua ai cittadini consente investimenti notevoli, uno sforzo notevole, quindi la tutela di questa risorsa è fondamentale. Facciamo presente che Acque Veronesi garantisce un'acqua anche a un costo contenuto, e quindi con solo un euro si possono avere 1.000 litri d'acqua. Questo vuol dire che considerando... quasi, provate a pensarci bene, sì. un euro 1.000 litri e 1.000 litri d'acqua. Sì, no? Tenendo conto, diciamo, di un prezzo medio di mercato, di un'acqua minerale, anche di quelle, diciamo, più economiche, 10 centesimi un litro, questo vuol dire che una persona che beve circa 2 litri al giorno consuma in un anno meno di un euro all'anno di costo di acqua, se acqua del rubinetto. Questo permette di eventualmente risparmiare, bevendo l'acqua del rubinetto, quasi 100 euro a persona.